Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita, seconda stagione. Nel frattempo, Mazzetes ha spianato tutta questa zona qua e l'ha ricoperta con terra, togliendo tutta la sandstone che c'era sotto. Mazzetes ha scoperto una cosa interessantissima, cioè che la farina può essere fatta anche grindando i semi di grano, appunto. Ho spostato tutto, come potete vedere, dalla zona che era qua, ho piazzato una World Anchor qua e l'ho posizionato qua, le canne da zucchero le ho spostate in questa zona. Ho finito tutta la casa, come potete vedere devo fare il secondo piano, che appunto non ho ancora fatto. E sono andato in giro a raccogliere fiori, che ho posizionato in questa zona qua. E... ah, ho iniziato a fare il pavimento. Per il pavimento pensavo di fare... fare dei cerchi concentrici con sandstone, stone, sandstone, stone, sandstone, stone, sandstone, stone, sandstone, stone, fino al centro. Credo che possa essere un'idea carina, che possa sfruttare bene la questione dell'edificio circolare. Devo ancora provare bene, non ho avuto più tempo. Ho messo delle torce, comunque ho fatto delle chest di copper, che come potete ricordare sono semplicemente delle chest ricoperte con dell'iron di quello cotto. C'è una chest contornata da cast iron ingot da un iron chest, che è poi upgradata con del copper da una copper chest. Avrei avuto anche il silver e il gold per poterle upgradare a gold, ma ho detto meglio non esagerare per ora e mantenere queste qui di copper, che comunque sono molto utili e svolgono la loro funzione nel miglior modo possibile. Sono anche andato a raccogliere altre cose che mancavano, come per esempio i bush, che sono riuscito a ottenere tutti. Come potete vedere, blackberry, blueberry, gooseberry, raspberry e strawberry. Ho raccolto anche dei jungle sapling e dei jungle tree, che serviranno adesso poi per la farming. Ho raccolto un po' di canne da zucchero, ma perché le ho tolte di là e le ho spostate, quindi niente. I fagioli già ce li avevamo, i fagiolini. Ho raccolto le blueberries e le raspberries della mod farming, che sono diverse dalla mod bush, che credo sia inclusa nel pacchetto di Vanessa e Plant Life. Ho raccolto i cocoa beans, che appunto in combinazione con i jungle tree ci daranno la possibilità di fare delle piantagioni di cacao. Coffee beans già ce l'avevamo, come anche le carote. Il mais, che non avevamo. Farina appunto l'ho ottenuta grindando i semi di grano, che tra l'altro è molto più conveniente prendere un seme di grano da un'unità di farina al posto che 4 unità di grano e che ci dà una farina, e mi sembra una cosa molto efficace, efficiente, e potrebbe rivelarsi utile in futuro, ma anche in realtà più o meno, nel senso che tanto abbiamo dei cibi molto più comodi che danno molto più salute. E quindi non credo che punteremo molto sul pane, ecco. Uva già ce l'avevamo, il melone ce l'avevamo già, le patate ho preso, pumpkin ce l'avevamo già, raspberry ho detto prima, cotone, grano ce l'avevamo, i pomodori che non avevamo. Ho preso anche 2 girasoli, che però tra l'altro non ho piazzato, andrei anche a piazzare, vabbè, tanto non servono granché. E raspberry sapling ce l'avevamo. Niente, quindi sono andato a raccogliere un po' di cose per... principalmente per in vista dell'orto che faremo. La mia prima idea è quella di farlo in questa zona qua, non è molto ampia, vorrei farlo abbastanza ampio, ma poi probabilmente lo automatizzeremo e quindi si sposterà in un'altra zona. Ma avevo anche una mezza intenzione di spianare tutto questo e espanderlo in questa direzione, solo che al momento, avendo poco ferro, non mi conviene sprecarlo tutto per abbattere questa zona. Poi questo è tutto sotto a tutto sandstone, che dovrei andare a togliere con il piccone e sostituire quello che ho fatto dell'altra zona. Solo che dovessi farlo per questa zona qua sarebbe davvero un lavoro molto impegnativo, e al momento non mi pare il caso di sprecare le risorse in questa quest'ottica, ecco. Allora, io andrei subito per prima cosa a craftare una zappa, che ci servirà un sacco, ma andrei a farla di stone, visto che ferro non ne abbiamo tantissimo, ma la stone abbonda come sempre.
farei anche due zappe di stone perché credo che andranno abbastanza. E niente, la pala di stone l'avevo fatta perché mi è servita un attimo fa. Il secchiello ce l'ho dietro, il secchiello, sì, ottimo. Quindi andrei a togliere qua un po' di acqua per andare a piazzarla qui. Iniziamo a fare magari dei solchi in che direzione li facciamo i solchi? Ma potrei iniziare a fare un po' di solchi di qua e piantare quello che abbiamo, poi vediamo se ci serve dell'altro spazio. No, ho raccolto dell'erba che non volevo. Vabbè. Allora, iniziamo a mettere un po' di acqua. L'erba, via, 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 st'erba del Kaiser. Tra l'altro spamma erba in un modo assurdo. Cioè, anche in casa l'avevo tolta tutta e adesso si sta riformando. Infatti dovrò andare a sostituire il più in fretta possibile. Non so se è la questione della nuova map gen o se è proprio una questione dell'erba che hanno cambiato il modo in cui spreada. Ma spreada davvero in un modo assurdo. Cioè, viviamo nell'erba alta costante, in pratica. Tempo 2 o 3 puntate sarà ovunque alta così. A meno che non interveniamo cementificando tutta la zona, cioè proprio in vita la cementificazione selvaggia qua. Ma vuoi piazzare qua? Ah, ok. Stavo usando il tasto sbagliato, ovviamente. Come uno dei peggiori nabbi di. Mi piacerebbe tanto andare a dormire, ma non abbiamo la possibilità di dormire al momento, per il fatto che non abbiamo un letto e non abbiamo cotone piantato e da raccogliere. Tra l'altro sarà molto utile il cotone anche per il fatto delle bag. Perché quelle servono davvero. Hanno cambiato la texture. Non so se è questione della mod o se è questione della nuova versione di Mindtest. Anzi, Blockman 77, se per caso sei in ascolto, mi interesserebbe sapere se per caso tu sai a cosa è dovuto questo cambiamento di texture, perché mi sembravano diverse nella scorsa versione, anzi sono abbastanza convinto fossero diverse le texture, mentre qua ora sembrano. Non lo so, mi sembra dei solchi più larghi e più grandi rispetto alla texture che veniva utilizzata nella scorsa serie. Vedi tutta sta erba del Kaiser. Altra erba che ci rompe le scatole. Ah, poi alla fine abbiamo fatto comunque zappe in abbondanza perché non ce ne servivano così tante, credo. Anche perché non so se avremo da riempire tutto quello spazio là. Un po' di torce non starebbero male. Tipo qua. Qua, visto che già non si vede un Kaiser di niente. E di carbone dovremmo averne. Faccio un altro po' di torce. 4 poi dopo vediamo se per caso ce ne serviranno altre. No, ok, dai, così va bene. Ma ce ne avanza una, mettiamola qua. Giusto per distruggere quell'erba che rompe le scatole. E andiamo a prendere un po' di. Si è idratata, tra l'altro. Sì, alcune sì, altre no. Adesso andiamo a vedere. Tra l'altro, non tutto andrà seminato lì, credo. Andremo a provare un attimo. Sto imparando anch'io un po' come questa mod. Ho preso anche la parte sbagliata. I Coco Beans, per esempio, visto che crescono sui Jungle Tree e quindi li piazzeremo sui Jungle Tree. Ora diamo la priorità invece a questi altri tipi di cibo che sappiamo, cioè si ipotizza che crescano vicino all'acqua. Quindi andiamo a prendere pumpkin slice, ancora ce n'è, raspberry, cotton seed, ne servirà un pacco immenso, e wheat seed. Ma io andrei a provare anche a mettere le spore di funghi, anche se mi pare di aver capito che non crescono. Però proviamoci comunque. Meglio provare. Tentar non nuoce, tanto ne abbiamo un po'. Ah, metto qua quelli di rosso e qua metto quelli marroni. E vediamo se per caso succede qualcosa. Se non succede niente, vabbè, chi se ne. A sto punto andrei a verificare pian piano tutti i vari cibi. Togliamo qua quello che non ci serve. Ok, coffee, raspberry. E questo, un po' di corn, un po' di grapes, un po' di melon slice. Ok, vediamo.
Melon, ok, abbiamo un... No, questo è un raspberry. Coffee, carrot, blueberry, green... Ah, green beans? No, ah, no, perché non si è ancora idratato là. Dov'è che è idratato? No, non lo prende proprio. Non li prende. Qua li mette? No, i green beans non sembra volerli mettere. Non sembra volerli piantare. Boh, sarà da indagare. Il corn va. Grapes non va. Melon slice va. Quindi, cos'è che è rimasto che non va? Grapes e green beans. Che dovremmo vedere un attimo come funzionano. Corn li abbiamo messi. Potato no. Pumpkin slice non l'abbiamo messo. E tomato non l'abbiamo messo. Boom, è cresciuto. Ottimo. Quindi i funghi rossi crescono. Cos'è successo? Boh. Allora, pomodoro. Ottimo. Anzi, mettiamo le due. Bien. Pumpkin. Mettiamo due pumpkin. Intanto c'è spazio. Due potato. Grapes abbiamo detto che non lo prende. Non lo vuole neanche il green beans. Boh, adesso vedremo, magari nell'erba, cioè nella terra normale. E blueberry l'abbiamo messo. Aspettate, metto un attimo F5 per vedere. Potato, potato, pumpkin, pumpkin, tomato, tomato, melon, corn, mushroom, mushroom, raspberry, coffee, carrot, blueberry. Sì, l'abbiamo messo blueberry. Poi allora vediamo cosa ci rimane. Credo che ci rimangano solo più il cotton e il wheat. Wheat non ne metterei tanti. Metterei, boh, magari due, tre. Tre di wheat, va bene. Cotone invece spammerei cotone fin tanto che ne abbiamo. Ok, e mo' avanza dello spazio in quello che abbiamo sfruttato. Quindi cosa potremmo andare a piazzare? Che non abbiamo tanti, per esempio raspberry e blueberry. Ecco, raspberry. Poi, coffee, ne abbiamo un po', ci si penserà poi magari in un altro istante, questa non me ne frega in casa. Vabbè, andiamo a mettere 4 carote. Già che ci siamo, 2, 3, 4. E poi, non lo so, mettiamo degli altri meloni? Ma sì, andiamo con altri meloni, altri due meloni. E mettiamo altri due di coffee. Uno e due coffee. Adesso vorrei tanto vedere. Perché me ne ha messi tutti? Vabbè. Vorrei tanto vedere se i grapes e i green beans crescono su. No, non, neanche qua. Chissà dove vanno piazzati. Sarei molto curioso di scoprirlo. Qua tra l'altro sta crescendo. Voglio vedere il fungo. Se lo raccolgo mi dà anche delle spore. Non ricordo più. Mi ha dato un mushroom, ma non mi ha dato delle spore. Se lo metto qua, mi dà delle spore? No. Ah, sì, me ne ha date di spore, sono qua. Quindi devi piazzare un altro mushroom qua. Magari questo non ha bisogno di acqua. Boh. Non so proprio. Allora, adesso a questo punto abbiamo piazzato tutta questa roba. Direi che possiamo andare a occuparci dei jungle tree e i rispettivi coco beans e i vari bush qua che abbiamo. George W. No, ok, scherzavo. E andare a piazzare anche quelli. Magari vicino alla casetta. Forse potrei metterli dall'altra entrata, effettivamente. Qua andrei a metterli qui. Che dite? Ma sì, dai, così un po' decorativi. No, però non in questo verso, magari. Potrei metterli, se no, a quei due. Non proprio vicino alla porta. Vicino alla porta mi rompono un po' le scatole. Però potrei metterli qua. Allora, io lo so, ragazzi, che la questione più. Cioè, il modo più performante per seminare dei semi di cacao è di metterli su tutte le quattro facce. Però non mi piace molto e quindi preferisco metterli magari così, che sono meno produttivi, ma tanto non è che abbiamo bisogno di una produttività mostruosa. Cioè, quando ci sarà poi il momento di fare del farming abnormi di
Di Coco Beans ci penseremo, ma per adesso facciamo così. Quasi quasi farei alti. Vorrei farlo. Ok. In modo da piazzarli così. Sembrano anche luminosi, non vorrei dire, ma sembrano luminosi. Ok, e piazziamo 1 e 1, 2. Ma sì, dai. Non è male, questo qua è il lato orticelloso. Ah, non so se vi ho detto, fuori ho messo anche un world anchor. Qua non stanno spreadando i fiori tanto. Boh, l'erba spreada in un modo assurdo, i fiori invece no. Bah, misteri di Mindtest. Allora, il cacao lo riponiamo a posto, come anche tutto il resto della roba. Coffee. Ah, non abbiamo messo i bush però. Adesso andiamo a mettere i bush. No, avevo detto forse che li mettevo qua davanti. Può essere una buona idea. Vicino qua alle canne da zucchero. Ma sì, dai. Facciamo delle strisce da tre come nell'altra stagione. Dai, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Beh, ottimo. E 1, 2, 3. Bene. Sì, abbiamo una piccola piantagione qua di questi bush. Tra l'altro non mi ricordo se raccolti con la pala li raddoppia anche sì, anche se non hanno sopra i frutti. Li raddoppia comunque. Dà la possibilità di raddoppiare il cespuglio. 1, 2. 3, niente, sto giro ci è andata male. Vediamo un po'. 2, ottimo. Questi già sono 4, questi 1, 2, 4, ottimo. E 4 anche per questi. Ok. Poi quando avranno un po' di bacche andremo a raccogliere e potremo fare. Ma questi non mi piacciono, però qua andrei a metterli dall'altro lato, se non mi si duplicassero. Ma di sicuro mi si duplicheranno. 2, 3, 4, 7 ne ho adesso, una miseria di gooseberry. Ma non me ne faccio niente di così tanti. Vabbè, li metto nella cesta, gli altri tre che mi avanzano. Non è grave, non è grave, non è grave. La cesta era questa, sì, perfetto. Quindi gooseberry li rimettiamo qua. Rimettiamo anche il wheat, il brown spore, il red mushroom, un mushroom, mettiamo. Che poi quello è velenoso, non so perché lo sto coltivando, però vabbè. Potrebbe sempre servire, non lo so. No, questi li teniamo qua nell'inventario perché sono del cibo comodo. Danno 2 di fame ognuno, ma costano poco perché una zucca ne dà un sacco di pumpkin slice. Ed è un'ottima cosa quella. Allora, adesso andrei a rimettere il mio inventario a posto. No, cosa fai così? Allora, le zappe le metto qua a posto. Buttiamo via il tutto, tanto l'autosort è on. Che bello, inizia a prendere un bel aspetto visto sulla mappa del nostra area. Ora vorrei più che altro informarmi qua è pronto, no, è il livello 3. È comodo il fatto di avere F5 abilitato perché ti dice quando puoi raccogliere o quando no. Anche questo è un 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 5. Ah, quindi non sono 4 il massimo. Ok, ero abituato che il massimo fosse 4, ma non importa, vedremo poi pian piano. Ah, queste patate forse sono pronte? No, 3. 3 e 3. Questi sono ancora da crescere, questi sono ancora da crescere. Ci rivediamo tra un attimo più che altro perché. Forse invece è cresciuto un. Ah, questo è cresciuto forse. Sì, questo è 4, è cresciuto questo. No? Sì, esatto, perfetto. È cresciuto e me ne ha dati 3, tra l'altro. Ottima cosa, poi dopo andremo a investirci. Qua, secondo me, questo è maturo. Ora come ora, vero? Sì, perfetto, ottima cosa. Stacco un attimo, ci vediamo. Tra poco vado a controllare come poter piantare grapes e green beans. Ci vediamo tra poco. Ehi, la ciurma, rieccomi. In pratica ho risolto. Servono degli oggetti particolari di cui non sapevo. E che, tra l'altro, come potete vedere, non ho trovato cercando nella crafting guide interna al.
all'Unified Inventory, e che sono i trellis, che appunto, come dice qua nella descrizione, place on soil before planting grapes, servono per piantare l'uva, e ne farò tre, e gli altri sono i bean pole, che servono appunto da piazzare per seminare i fagiolini. Quindi adesso andiamo a posizionare i bean pole e i trellis, che tra l'altro non so se vanno posizionati vicino all'acqua oppure no. Proviamo a vedere se lontano dall'acqua. No, esatto, non me li fa. Devo metterli comunque sul suolo arato, ecco, vicino all'acqua. Allora io andrei a togliere un po' di roba doppia magari. Poi sistemerò meglio. Qua adesso è cresciuta un po' di roba. Andrei a togliere magari queste sono delle potato. Allora, toglierei una patata che ho preso, vero? Sì. E pianterei qua l'uva. Non va qua. Ah, ok, devo metterlo sotto. Ok, poi crescerà sopra, probabilmente. Questo non è pronto. Questo sì, vero? Pumpkin 5. Credo sia al massimo questo. No, ho mangiato dell'uva, non volevo mangiare dell'uva, oddio. Mi ha dato dei pumpkin slices. Non ne sono sicuro. Piantiamo questi e piantiamo i fagiolini. Ottimo, ottimo. Così crescono anche quelli. Ma devo dire che è un modo molto, 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 molto ben fatto. Molto ben fatto. Sto apprezzando molto questa mod. È molto, molto interessante. Questo cotton a che punto è? 5. Credo che si arrivino fino a 8 questi. Dovrò farmi magari dei cartelli in cui indico per bene tutti quanto arrivano. Questo qua è melon 8. E lo andrò a piantare di nuovo. Quello sta crescendo e mi ha dato del melon. Vorrei vedere quanto mi ripristina, perché mi ha dato 9 melon. E se cadono, non sono caduto abbastanza. Devo farmi più male. Ok, mi sono fatto 3 danni. Vediamo quanto ripristina. 2 è davvero ottimo. Cioè 2 vuol dire quanto un pezzo di pane. Solo che il pezzo di pane richiede il fatto che il grano ci mette molto di più a crescere perché ha bisogno di passare per 8 stadi. In più deve essere raccolto, macinato e cotto. Mentre invece il melone, che poi in realtà è solo acqua, il cocomero, ecco, più che melone, l'anguria, perché si dice melon, ma qua dice melon, però in realtà sarebbe watermelon, e sfama un sacco, cioè è molto comodo, sia quello che la zucca a questo punto. Gli altri non lo so, e vabbè, terremo tutto comunque per scopo anche estetico e di varietà, però... Ottimo. Detto questo, io vi saluto. Mi sembra che per questo video possa essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Credo che se riesco espanderò un po' le coltivazioni in modo da avere un orto autosufficiente di tutto. Almeno da avere, non lo so, 5 piante per ogni specie. Vabbè, vedrò un po' anche in base allo spazio che c'è là. Finirò qua con il pavimento e farò il piano di sopra per quanto mi viene possibile. Vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre di sabato, sempre qui su Mind Testita. Ciao a tutti e buona giornata!